In mezzo ai mille lanci di questa estate non poteva certo mancare la marca di guanti SP. Oggi vi presento la collezione Eclipse. Nuova collezione e nuovi colori, ma anche nuovi guanti nella nuova collezione lanciata da SP Football. Il marchio spagnolo presenta la sua nuova collezione di guanti da portiere con alcune novità e non solo cambi di colore. Perché si chiama Eclipse? Bene, perché va a coniugare, a mettere insieme colori scuri e colori chiari. Quindi per chi di voi cerca o un guanto più discreto o un guanto più colorato, ha entrambe le soluzioni. Quindi adesso andiamo a vedere quali guanti troviamo nuovi e quali guanti continuiamo ad avere e abbiamo solo un aggiornamento di colore. Iniziamo con la grande novità di questa collezione. Prima, nella vecchia collezione SP, avevamo due guanti che si mettevano alla stessa altezza, diciamo alla stessa altezza di gamma. Avevamo l'Odin e il Musa, che erano entrambi guanti Elite. Si è deciso di unirli per creare un unico guanto Elite che va a unire, diciamo, peculiarità che avevamo con l'Odin e peculiarità che avevamo con il Musa. E da qui nasce l'SP Chaos, il nuovo guanto della marca SP Football. Quali sono le peculiarità che ci portiamo dietro da Odin e da Musa? Dell'Odin ritroviamo lo stesso materiale del palmo. Troviamo il Q-Block, che ha grandi prestazioni sia su asciutto ma anche su bagnato grazie a queste inserzioni di quarzo nel lattice 100% naturale. Il taglio cambia, non è né di uno né dell'altro, se non che è un taglio tutto nuovo che unisce un taglio roll finger nella parte alta e negativo nella parte bassa. Il dorso, come vedete, è interamente in lattice, quindi costruisce un guanto abbastanza armato, mentre il polso, come vedete bene, è bello lungo, esattamente come era nel Musa. Troviamo un polso lungo che si unisce poi con il lattice che fa parte della parte del dorso. Nella parte alta, quindi nella zona della respinta di pugno, troviamo un materiale un pochino differente che garantisce un gran grip ma anche protezione e nessun fastidio nel momento in cui andiamo a chiudere il pugno. Cosa particolare, il palmo Q-Block si prolunga fino alla parte bassa del polso, però comunque la parte bassa viene coperta dalla chiusura del cinturino, che ovviamente è interamente coperto in lattice per massimizzare l'area di presa appunto del guanto SP Chaos. Per chi utilizzava l'SP Musa si starà chiedendo: e che fine fa l'SP Musa Air e la versione Strong? Rimangono entrambi disponibili, ma anche loro cambiano nome, non sono più SP Musa ma semplicemente saranno SP Chaos Air e SP Chaos Strong, con caratteristiche che potete scoprire andando a cliccare sul link che vi lascio in descrizione. Il guanto che ha avuto maggior successo e che ha destato maggior attenzione nella precedente collezione è l'SP No Goal Zero, che non è più un guanto a parte, un guanto Elite rispetto all'SP No Goal Pro, ma ora tutta la gamma prenderà il nome di SP No Goal Zero. Ovviamente nelle gamme economiche, gamme intermedie, avremo un No Goal Zero con cinturino. Il No Goal Zero Pro invece, da questo momento in poi, verrà in vendita senza il cinturino, quindi non verrà più nemmeno col cinturino, che si può togliere o mettere a seconda del vostro gusto, ma semplicemente arriverà così perché è un guanto totalmente seamless che potete utilizzare totalmente senza cinturino. Ovviamente viene ristretto un po' la parte del polso, quindi se già avete qualche difficoltà a indossare i guanti di vostro, magari non optate per questo modello in particolare, andate su modelli un po' più classici che hanno un'apertura del polsino un po' più ampia. Quali sono le caratteristiche del No Goal Zero? Non cambia assolutamente niente, è solo un aggiornamento di colore, specialmente nella parte esterna, che è interamente costruita da latex body totalmente sublimato, quindi la decorazione che vedete è semplicemente stampata, non è una applicazione esterna, e nella parte delle dita abbiamo delle inserzioni in gel per dare maggior protezione in fase di respinta. Il palmo rimane il Giga Grip, che dà grandi garanzie specialmente in asciutto. Come vedete cambia qualcosa semplicemente nella parte bassa del palmo, perché come vedete abbiamo delle applicazioni di alta frequenza del lattice che non permettono di creare pance nel momento in cui andiamo a chiudere la mano sul
avambraccio. No Wall Zero, che è disponibile sia nella versione Pro, quindi senza cinturino, ma nelle gambe intermedie troverete un guanto ugualmente molto molto interessante, ovviamente con un lattice leggermente inferiore a livello di qualità, con classica chiusura a cinturino. Dopo avervi presentato la novità e il guanto che ha avuto maggior successo nella precedente collezione, non possiamo che parlare del Pantera, un altro dei guanti tra i più apprezzati della collezione SP. È uno dei guanti più armati nella parte esterna e quindi che garantisce maggior protezione rispetto agli altri, ma la cosa che probabilmente piace di più è il fatto che al palmo Giga Grip viene unito un taglio Roll Finger 2.0 che garantisce una grande superficie di presa, ma soprattutto il fatto che il lattice nel pollice va a prolungarsi sia nella parte esterna ma anche nella parte bassa con la tecnologia G-Wrap. Quindi palmo che rimane il Giga Grip, grande presa specialmente in asciutto, come vedete il polsino è abbastanza classico con una chiusura che fa un solo giro su se stesso, interamente ricoperto in lattice ovviamente anche in questo caso per massimizzare la superficie di presa. Come detto, la parte esterna è una delle più protettive tra i guanti SP, ritroviamo la tecnologia dual core nella parte bassa del dorso, mentre nella parte alta ritroviamo una semplice copertura in lattice che garantisce anche in questo caso grande protezione, soprattutto in fase di respinta. Nonostante sia il guanto più classico della collezione SP, anche il Valor si aggiorna, mantiene i suoi concetti più classici del guanto che rende omaggio al guanto che è sceso in campo per la prima volta nella Liga Spagnola. Il guanto SP sceso in campo per la prima volta nel 2009, esattamente con questo modello, che gli rende un tantino omaggio. Rimane con i suoi concetti più classici, come vedete ha un dorso interamente in lattice con un'applicazione ad alta frequenza che permette al guanto di piegarsi senza alcun problema. Nella parte bassa vedete questa struttura che prende il nome di Elastic Fit. È un materiale super super elastico che garantisce una grande comodità specialmente nella parte bassa della mano e quindi permette di muoverla senza alcun problema. Il taglio è classico, quindi un taglio flat, e il palmo rimane il Giga Grip, un materiale in lattice che abbiamo visto anche negli altri modelli top di gamma, che garantisce ottime prestazioni specialmente su asciutto. Anche in questo caso il polsino ha una applicazione di lattice nella parte esterna per massimizzare la superficie di presa, e in questo caso abbiamo due punti di strap nella parte interna del polso e nella parte esterna per chiuderlo perfettamente. Guanto che non faceva parte della collezione, almeno fino ad oggi, è il Neil Marine. Era un guanto, diciamo, esterno alla collezione, faceva parte di quei guanti che andavano alla vendita per chi cercava un guanto top di gamma, quindi con palmo Giga Grip, ma cercava di spendere poco. Infatti è uno dei guanti con lattice Giga Grip che costa di meno, si aggira attorno a un prezzo di 50 euro. Quindi il Neil Marine farà parte della collezione d'ora in poi, viene con la sua gamma Pro ma anche con le sue gamme economiche. Immaginatevi il prezzo delle gamme economiche se già la gamma Pro si aggira attorno a un prezzo di listino che si aggira attorno ai 50 euro. Palmo Giga Grip, un palmo che garantisce grandi prestazioni specialmente su asciutto, lo abbiamo già detto, ed è un guanto per chi di voi cerca un lattice di gamma alta e non vuole svenarsi, è la soluzione migliore. Ricordatevi che è comunque un guanto abbastanza classico con taglio flat. E per chiudere, quello di cui si è più parlato quest'estate, un modello per il calcio femminile. SP è da tempo impegnata nel favorire anche il calcio femminile con modelli che siano studiati specificatamente per le forme delle mani delle portiere, appunto, del calcio femminile, e prende il nome di SP Erhard. Cosa si differenzia rispetto ai modelli creati per il calcio maschile? Nel fatto che ha una parte, diciamo, bassa, la parte del polso che è leggermente più stretta, appunto per favorire un polso un po' più fine, che è, diciamo, la norma nel calcio femminile. Anche la lunghezza del pollice è leggermente più corta, proprio per permettere anche alle ragazze di scegliere la propria taglia e non scendere troppo di taglia nei modelli per il calcio maschile e avere un guanto che magari non è del tutto comodo. Il palmo rimane anche in questo caso il Giga Grip e il taglio è un roll negativo. Nella parte esterna, nelle due dita più esterne, abbiamo un roll finger, mentre nella parte più interna, nelle due dita interne, abbiamo un taglio negativo.
Questa è quindi la nuova collezione SP Football, da subito disponibile sul sito di Football Emotion, non solo nelle gamme Pro, ma anche in tutte le 1000 gamme economiche. Quindi fate il vostro prezzo, scegliete il guanto che vi piace di più tra il nuovo Chaos, il nuovo Alzero, il Pantera, il Valor 99, il Nilmarin e l'Erhardt, se provenite dal calcio femminile. Trovate tutto in descrizione e al primo commento fatemi sapere fra i 6 guanti qual è quello che vi piace di più. Io vi lascio un sondaggio qua in alto, come sempre un like al video, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e noi ci vediamo alla prossima.